Ciao a tutti, benvenuto alla consueta live del giovedì, oggi 9 luglio, come sempre sono le ore 2 circa, oggi la puntata si intitola Quante bugie su Amazon FBA, ospite Valerico Giuppone e Luigi Leone, un master, uno studente che ha ottenuto dei risultati molto importanti. Ci saranno sempre le solite testimonianze su come il metodo di Shopalo stia permettendo a tanti di iniziare una propria carriera digitale. Come sempre, per cortesia, dateci un feedback audio in modo che possiamo partire poi insomma, con il cambio di, come sempre, di visuale ed iniziare la intervista sia a Luigi che a Valerico, che oggi ci daranno delle testimonianze. Allora, dateci un feedback audio appena possibile, poi vi siete già collegati. Ringraziamo come sempre per assistere alle live. Tra un po' arriveranno insomma, la prossima settimana sarà la live più importante, diciamo, degli ultimi periodi, proprio perché ci saranno degli annunci importantissimi. Allora, mi state dicendo che mi sentite? Eccoci qua, ci vedete, dovreste vedere me, vedete sopra la mia testa il countdown che ci porterà a farvi conoscere, a presentare Shopalo 2.0. Dopo un anno e mezzo di intensa attività, porteremo un ulteriore step evolutivo a questo progetto che sta permettendo a tantissimi di iniziare a guadagnare con profitto su Amazon. E poi con Valerico approfondiremo il fatto che comunque stanno spuntando, diciamo, copie varie del nostro progetto, simbolo che le cose stanno funzionando. Ovviamente questo ha carattere informativo per tutte quelle persone che stanno per acquistare magari un corso Amazon FBA o stanno affidando a qualcuno la volontà di iniziare la propria carriera online. E tutto questo lo facciamo a scopo, diciamo, informativo e divulgativo per aiutare a far scegliere a ogni persona il proprio percorso. Questo perché è molto importante farvi capire che, affidarsi a persone che lo fanno da anni, non necessariamente noi, sia chiaro, vi porterà solo e solamente dei benefici e di non improvvisarvi con persone che vi fanno mostrare dati non veri, dati non reali, eccetera, eccetera. Allora, buongiorno Valerico, buongiorno Luigi, fate anche voi il check audio, per cortesia. Ciao, ciao a tutti. Allora, nel frattempo fateci sapere se l'audio anche di Valerico e Luigi va bene. Allora, introduciamo un nostro master, un ragazzo che ci segue da un po', che ha un percorso professionistico con Shopalo, risultati che mostreremo dopo terminata l'intervista con Luigi, che come sapete è ancora diviso tra lavoro digitale e lavoro analogico, mentre Valerico è quasi completamente digitale, e per poi passare insomma alla sua testimonianza di quanto anche durante il periodo del Covid siano state fatturate decine di migliaia di euro con il nostro metodo. Allora, diteci ovviamente durante l'intervista se non li sentite bene. Allora, benvenuto anche a Luigi, grazie per aver partecipato alla live di oggi. Valerico introdurrà la tua storia alla nostra community. Prego e grazie ancora per aver accettato l'invito. Luigi è un ragazzo che ho nella community già da tempo. Nella vita fa tutt'altro, diciamo, ma ha deciso di intraprendere questo percorso dell'online proprio perché comunque vuole trovare un'entrata diversa e aggiungerla a quella che ha, ma molto probabilmente la convertirà come stile di vita. Luigi, raccontaci un attimino di cosa ti occupi e come sei venuto a conoscenza, insomma, del mondo online, come ti sei avvicinato a noi, alla piattaforma Shopalo. Ciao a tutti, io mi chiamo Luigi Leone, lavoro da 15 anni come dipendente privato di un vivaio, come tecnico specializzato dove mi occupo della crescita delle piante in ambito agricolo, totalmente diverso da quello online. Oltre alla mia carriera lavorativa, ho deciso di approcciarmi al mondo dell'online
paio d'anni fa, a settembre 2018 precisamente, dove inizialmente avevo acquistato un corso per il private label, dove mi fu subito consigliato un prodotto, semplice beauty case, dove mi era stato proposto perché comunque faceva 500-700 vendite al mese. A quel punto mi sono detto, perché non provarci? Da lì sono già iniziati i primi problemi. Sono iniziati i primi problemi. Ho dovuto aspettare 4-5 mesi per avere questi 500 mesi. Perché non c'è stata la possibilità poi di spedire direttamente i magazzini Amazon, ho dovuto farli arrivare a casa per impacchettarli, etichettarli e aspettare. Da lì mi sono detto, ma comunque sono arrivati, speriamo bene. Sono aspettato 5 mesi, lì c'erano altri problemi dove mi trovo sotto Allora, corrente in abbiamo questo tubo. Luigi, abbiamo dei problemi audio tuoi, nel Sì. senso che ti cracchi. Adesso magari proviamo un attimo se puoi accendere e spegnere il microfono, perché comunque mi stanno segnando dalla chat che comunque anche io lo sento metallico. Prova un Sì. attimo, mentre Valerico si sente bene. Purtroppo sono inconvenienti che con le linee. Adesso un po' più lontano, prova. Allora, guarda, usa lo stesso impostazioni di prima perché adesso c'è anche il rimbombo audio. Esatto. Metti. Prova adesso. Adesso come va? Perfetto. Perfetto. È il bello della diretta, vai. Ok, infatti. Prova Sassa, prova, vai. Sassa, prova. Niente, iniziano i primi problemi dove mi ritrovo 7-8 concorrenti dello stesso gruppo di cui facevo parte, a cui era stato venduto lo stesso prodotto, stesso colore, cambiavano solo il numero dei pezzi. E lì mi sono iniziato a farmi le prime domande e capire un po' se ne valeva la pena o no continuare con il private label. Cioè, lì hai potuto notare come Invece. la differenziazione è molto complessa, come è difficile poi alla fine avere un prodotto unico sul mercato, perché comunque poi alla fine se ti va bene ti copiano, insomma, ti sei ritrovato un po' in una morsa, giusto? Quello che mi stavi dicendo l'altra volta, che ti ha bloccato. Mi ha bloccato perché comunque avevo perso anche un sacco di tempo per creare la pagina prodotto, dove avevi un sacco di tempo per trovare le parole chiave. Devi trovare parole chiave diverse dagli altri, non devono essere le pagine prodotto, non devono essere uguali. Quindi, diciamo, mi sono un po' demoralizzato alla fine. Cioè, mi era stato venduto Invece come prodotto, vendeva 500 pezzi al mese, alla fine ci ho messo un anno per venderli, dove ho rimesso alla fine, perché tra BBC, pubblicità su Facebook e quant'altro, ero in perdita alla fine. bene, come sei Stretta. venuto? Come sei venuto invece a conoscenza di Shopalo e qual è stata la tua esperienza? Cioè, com'è stata la tua impressione sin da subito? Ma subito dopo questa esperienza negativa mi sono rimesso comunque alla ricerca di un altro business online, perché comunque mi interessava creare un'altra entrata. E ho trovato Shopalo su Facebook, quasi per caso anche, dove venivano proposti questi prodotti qui, retail o brand. Contatto subito Francesco, che mi consiglia subito quattro prodotti. E ho detto, ma dai, ci ho rimesso più di 1500 euro per 5 pezzi, perché non provare anche questa? Da subito ho notato la facilità di inserimento del prodotto su Amazon. Ti viene fornito un codice ASIN dove tu inserisci Insider Sendal, su aggiungi i prodotti, e il prodotto subito online. Diciamo. Bisogna solo aspettare che il prodotto arrivi in magazzino. Quindi hai Sì, trovato, sì. diciamo, No.
semplicità unica. Come? Quanto tempo ci hai impiegato per farlo avere nei magazzini Amazon? Pochissimo tempo, il tempo di fare il nidifico. A Francesco arrivare ai magazzini 3 giorni, in 5 giorni avevo venduto il prodotto. Semplicissimo. Dove non dovevo andare a creare pagina prodotto, tante menate iscrizioni, pagina prodotto già creata. È simile Dice il a prodotto, Dragon Trail, quindi. no, insomma, non proprio. Ci avevo messo 4 mesi perché la pagina prodotto, poi mi aveva ricopiata di sana pianta alla fine. La facilità che ti viene a completare il prodotto è Hai fatto valida. bene a sottolineare il copiato di sana pianta, perché tra le tante bufale che girano su Amazon FBA è quello che tu puoi andare in Cina, diventare milionario con un prodotto, il cinese non ti dice nulla, anzi te ne fa fare pure il doppio, quando in realtà appena alzi poco poco i numeri, o se ne accorge Jungle Scout, o entri nella classifica di Amazon dei beni più venduti. Quindi cosa fanno? Prendono i prodotti, private label, Jungle Scout ti dice che quel prodotto, che ne so, un fermacarte si vende 1.000 volte al mese, lo stesso prodotto, le keyword si cercano su AliExpress o comunque o su Alibaba, che è il sito B2B per contattare le aziende cinesi, e poi si fa la trattativa. Magari è lo stesso fornitore, tempo 2 mesi e vi ritrovate una marea di cloni. Quindi sono sempre successi fini a se stessi. Come ribadisco sempre, l'esatto opposto: puoi fare 15 anni in retail, ma il private label, il tuo prodotto, a meno che ogni volta non te ne inventi uno, ti durerà pochissimo tempo, a volte durano 2 o 3 settimane. Poi, tra l'altro, comunque devi pagare per farti vedere, perché è chiaro che il successo c'è, ma accompagnato da una importante campagna pay per click, perché altrimenti le keywords non salgono e le persone non ti cercano. Quindi un lavoro di un'azienda che deve essere strutturata, un'azienda che deve avere un background, che deve avere dei dipendenti, che dei professionisti, cioè il brand lo puoi lanciare, ma all'interno devi avere dei professionisti e del budget che ti permettono poi di far sì che tu fai un'importazione, non hai la necessità di rincassare subito, perché poi è uno dei tanti problemi che c'è in questo mondo, cioè il vero di dire alle persone, e poi arriviamo ai commenti della chat e rispondo io, è esattamente quello che stanno scrivendo in chat. Cioè si sta vendendo prima il pacchetto, cioè l'interesse delle persone è vendervi il pacchetto, vendervi il sogno, che ovviamente è irrealizzabile nel 99% dei casi, perché chiaramente non hanno un'esperienza loro pregressa che vi possano aiutare a capire qual è il vostro miglior percorso. È chiaro che se loro stessi non hanno 10 anni di esperienza, cosa vogliono insegnare? È chiaro che vogliono semplicemente monetizzare short, fare l'evento, fare, non lo so, il corso fine a se stesso, e poi dirvi: ma io le cose te le ho detto, sei stato tu che non sei stato in grado di applicare. E Luigi è un esempio di chi, come purtroppo magari all'inizio, ha scelto la strada sbagliata. In realtà negli ultimi 10 anni i numeri su Amazon si fanno solo e esclusivamente vendendo retail. Poi è chiaro che ci sono casi estremi di private label, ma non pensate che ci sono migliaia di persone che hanno guadagnato milioni di euro vendendo prodotti di altri, perché anche nel private label vi ricordiamo che voi non siete proprietari di nulla, siete proprietario del nome del prodotto, ma prodotto da altri. Voi non siete produttori, venite equiparati dai produttori ovviamente perché fate l'importazione, ma per il resto siete semplicemente degli importatori. Quindi non siete neanche proprietari della fabbrica, non potete chiedere nulla a chi ve lo produce, e chi lo produce è libero, salvo accordi per centinaia di migliaia di euro di esclusive, ma non riguarda sicuramente la nostra fascia di utenza, dell'utenza media. Il cinese potrà vendere il vostro prodotto a chiunque, quindi non essendo neanche produttori non siete tutelati sul nulla, e questo purtroppo è successo a Luigi. E poi Luigi, tu adesso mi dici come è stato molto più semplice il nostro metodo: diamo il dato, il prodotto, te lo spediamo e tu praticamente ti limiti a gestire gli incassi, le vendite o gestire i prezzi, giusto? Esattamente, non devo gestire neanche il magazzino alla fine. Come ti sei trovato pure con l'assistenza che, come mi dicevi, in precedenza c'è avuto qualche problemino, perché come dire,
la richiesta di supporto quando ne avevi bisogno era un po' sfuggente o era solamente tipo Assente. pagamento? Soprattutto inizialmente era gratuita, poi man mano che il gruppo aumentava, certo, diventava sempre più a pagamento, sempre più servizi a pagamento. Invece, con te, con voi non è stata la stessa cosa. Cioè, Sì, io ti contatto. puoi dire tranquillamente di sabato, domenica alle 6, alle 5 di mattina, a mezzanotte. A mezzanotte. A mezzanotte, qualsiasi ora, però hai la capacità di rispondermi sempre. Sempre, a qualsiasi ora mi rispondi. Esempio, No. fai bene a sottolineare. Il fatto che il nostro tipo di assistenza è gratuita all'interno dei gruppi, cioè non devi pagare, a meno che tu non chiedi specificatamente qualcosa, cioè avere una persona dedicata per te, questo è il programma tutor che è veramente riservato a pochi che vogliono approfondire determinate materie. Io onestamente non si può tenere persone ore gratuitamente, non è giusto neanche per quella persona che te lo fa, ma la maggior parte delle informazioni, il problema, eccetera, eccetera, vengono risolti gratuitamente. A dimostrazione il fatto che Shop non vi deve vendere nulla, sta solo cercando delle persone che vogliono collaborare e già in questo momento siamo la miglior community in Italia, perché comunque siamo gli unici, oltre già questo a mostrare i risultati. E infatti io inizio con i tuoi risultati, perché sopra la mia testa adesso copierò il countdown, vediamo come comunque tu ci hai gentilmente offerto le dashboard di come hai venduto tranquillamente. Qui vediamo 34 unità per 3.200 euro di fatturato, ricordando a tutti che tu non fai questo come lavoro. Quindi è chiaro che anche al 20% di margine qui ti ha portato un 6-700 euro di utile operativo che va a integrare tranquillamente il tuo reddito da dipendente. Esattamente. E infatti vediamo qui come ci sono altre dashboard, i tuoi risultati, 10 unità vendute in pochissimo tempo, meno di una settimana, ti hanno portato altre 1.200 euro di fatturato. Mi raccontavi come addirittura grazie a Shoppolo hai evitato la chiusura della società, perché stavi lì lì per smettere di operare. Esattamente, sì. Se non fosse stato per sciopero, io a dicembre 2019 potuto anche chiudere perché comunque ero in perdita e non mi andava dopo l'esperienza negativa a spendere altri soldi. Ad agosto ho conosciuto voi, agosto settembre, diciamo che mi ha portato poi a convincermi che comunque era un business che si poteva fare, che si può fare tranquillamente. Mentre parlavi, ho fatto scorrere le slide che ci hai fornito. Comunque, ovviamente sono tue, c'è il nome del negozio. Quindi, ragazzi, a differenza degli altri che copiano e incollano le slide che non sono loro, o comunque fanno foto che si trovano su internet, addirittura Luigi in questo momento fornisce anche il nome del negozio, a dimostrazione della bontà delle informazioni. Ma oramai, vedendo anche quello che ci scrivete tutti i giorni, scrivete a noi in privato, Shoppa l'ho colpito nel segno, cioè da giovedì scorso, da quando abbiamo iniziato a far notare che ci sono persone che stanno provando a copiare il progetto, non avete fatto altro che scrivere manifestazioni d'affetto, nei nostri confronti, come per dire, di come la gente, pur di abbiamo citato spesso quella canzone di come si cambia per non morire. Mi avete mandato gli audio di queste canzoni proprio perché, pur di non morire, pur di non accettare un fallimento talmente palese, talmente lapalissiano, talmente evidente verso migliaia di persone, si prova anche l'estrema ratio, come quello di provare a scopiazzare sul brand, ovviamente fatto in una maniera pessima, e i risultati ci daranno. E il tempo sarà galantuomo, come si dice spesso, perché ovviamente si pensa che questo business sia fatto di qualche dato buttato lì. In realtà è molto più complicato quello che c'è dietro Shoppalo, che ovviamente il 90% della community non vede, proprio perché il nostro lavoro è semplificare i processi e quindi molte persone hanno visto solo la parte semplice e adesso pensano che si possono mettere a vendere i corsi o addirittura a millantare cose senza senso. Quindi comunque, ritornando a noi, e poi questo sarà, diciamo, ne parleremo in maniera più dettagliata un attimo con Valerico, quindi praticamente mi dicevi come sei interessato poi
ad tra In virgolette. quanto tempo, Luigi, l'ultimo prodotto che hai comprato, in quanto tempo l'hai venduto? Che ho comprato con Shopalo, giusto? Sì. Due giorni. Allora, ringraziamo da Twitch chi ci ha effettuato il raid, quindi uno degli utenti, vi ringraziamo. Ringraziamo Domenico Black Gamer, ti ringrazio per aver, diciamo, fatto un raid sul nostro canale. Da qualche tempo siamo anche su Twitch, ti ringrazio. E benvenuto nella nostra community. Spero, insomma, che tu possa approfondire insieme ai tuoi utenti qual è il nostro business, che ormai da un anno e mezzo sta portando risultati eclatanti dopo 15-20 anni di esperienza, centinaia di persone. Ti ringrazio per il ride. Quindi, scusami, tornando a te, Luigi, stai più o meno iniziando a pensare di cambiare vita prima o poi, che dici? Eh sì, prima o poi dovrò cambiare vita. L'obiettivo era proprio quello quando ho iniziato. Quindi, diciamo, l'obiettivo è quello di farlo come lavoro principale per poter lasciare quello attuale e cambiare vita, essere più libero finanziariamente. Questo è un augurio che facciamo a tutti, molti di voi durante questo percorso me l'hanno chiesto, io sono sempre stato trasparente, non confondete il professionismo con gli ottimi risultati, perché già gli ottimi risultati, io faccio molto lavoro psicologico su questo, soprattutto ai programmi master, perché è molto distante tra essere un professionista ed essere un master, perché il professionista ha ben altri tipi di preoccupazioni e altri tipi di pressioni. Mentre per gli utenti come Luigi, me lo avete chiesto in centinaia durante questo percorso, consigliamo sempre di fare le cose con i piedi di piombo. Lasciate perdere le Ferrari, lasciate perdere Lamborghini, lasciate perdere paesi asiatici. Non funziona così e ve lo dice chi è premiato Amazon Italia. Diciamo, per chi non ci conosce, in questo momento, prima che adesso iniziamo a parlare con Valerico, mostreremo la nostra storia a dimostrazione che, a differenza degli altri, noi su Amazon ci siamo andati veramente proprio perché è molto importante farvi capire che comunque essere dei professionisti vi aiuta poi a scegliere qual è il vostro miglior percorso. Poi, mentre Valerico parlerà, rimetterò sulla slide. Quindi Luigi, un consiglio che ti senti a dare agli altri, adesso ci sono un po' di persone, insomma, che magari ti senti di magari consigliare un percorso simile, di fare le cose coi piedi di piombo, insomma, di andarci piano. Beh, sì, il primo consiglio che do è quello di provarci. Provateci comunque, come dice Francesco, con i piedi di piombo, iniziate a capire un po' come funziona e vedere la differenza per chi viene dal private label alla fine. La differenza c'è e si vede. Allora Luigi, Allora. se Valerico vuole dire l'ultima per te e poi parliamo, ti lasciamo andare visto che... Vabbè, io volevo semplicemente far notare a tutti quanti che comunque Luigi, venendo, ripeto, da un settore totalmente diverso da quello che è il settore dell'online e dell'e-commerce, e quindi non avendo neanche esperienza come già dalle prime 2 o 3 settimane che è entrato a far parte del nostro sistema, ha trovato i suoi benefici. Quindi ha trovato il suo business, che se oggi sta qui a distanza di mesi, come lo ha detto in precedenza per il private label, che ha avuto determinati problemi, avrebbe detto senz'altro questa volta. Quindi sono felice di questo, ti auguro di fare tanti zeri come in passato, e di proseguire con questa determinazione. Sicuramente spero che possa diventare quanto prima il tuo primo business. Ti ringrazio, grazie. Grazie mille, Niente. comunque per la testimonianza importante. Questo servono per aiutare le persone a capire quale può essere il vostro percorso. Cioè, utenti, Soprattutto, ti interrompo vai, vai. Francesco, soprattutto per far capire alle persone che Luigi è una persona
semplice, che non ha investito capitali da capogiro, ma ha fatto semplicemente dei piccoli investimenti costanti, e questo l'hanno fatto tornare poi un tornaconto che oggi agevolano la sua entrata principale. Quindi Assolutamente. veramente. Va bene, allora ti ringraziamo per l'intervista di oggi, ti lasciamo, diciamo, i tuoi impegni e buona giornata. Grazie Luigi veramente per aver partecipato a questa diretta. Francesco, Vai, volevo fare dei ringraziamenti, vai, se è come possibile. no? Certo. Volevo ringraziare Valerico, come ho detto prima, che comunque viene disturbato da me in continuazione. Lo ringrazio tantissimo. Volevo ringraziare i fratelli Guaracino, Grazie Francesco e mille. Mario. Ringrazio tantissimo. E volevo ringraziare anche Vincenzo Anzani, che all'inizio mi ha aiutato anche lui a togliermi alcuni dubbi, molti dubbi che avevo all'inizio. Poi ho finito. Va bene, veramente sono i migliori ringraziamenti, cioè sono le cose più belle che si possano sentire da un ragazzo che è partito da zero e poi insomma si trova nella situazione addirittura di pensare un domani a breve di cambiare lavoro. Veramente grazie, davvero grazie. Un buon proseguimento di giornata, Luigi, un saluto. Grazie anche a voi, buon Ciao. proseguimento anche a voi, grazie. Ciao Luigi. Ciao ciao. 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 Allora, siamo qui con Valerico, siamo rimasti in due, leggiamo un po' di domande della chat. Allora, vabbè, oltre a salutare tutti, a ringraziare di nuovo per il raid da Twitch, il raid da Twitch sono, insomma, poi spiega man mano che tra un po' la nostra presenza anche su questo canale sarà più assidua, e ringraziamo ancora una volta Domenico Black Gamer. Allora, Andrea Sartini, proprio ieri ho ricevuto l'offerta di un corso Amazon da un famoso guru, obiettivo guadagnare 1 milione di euro in un anno, guadagnare, ma come si fa a promettere questa roba? Bravo Andrea, esattamente, perché adesso che Valerico parliamo di questo argomento? Perché hanno iniziato a copiare, cercare di provare, di copiare il nostro sistema. Tra l'altro, tra chi prova anche a fare questi slogan abbastanza pirotecnici, alcuni mancano anche le basi della matematica, perché comunque si promette 1 milione di euro e poi si fanno vedere le dashboard di 10.000 euro al mese. Quindi è chiaro che inizia a mancare, purtroppo si inizia sempre di più a mercificare questo business e a ridicolizzarlo a volte, proprio da persone che sono davvero, senza un minimo di esperienza, ma si buttano semplicemente nel business appunto del corso o dell'evento. Infatti addirittura con Valerico parlavamo prima, non si riusciva mai a capire se si doveva fatturare 1 milione di euro o si doveva guadagnare 1 milione di euro. Guadagnare. Addirittura guadagnare, vi spieghiamo semplicemente come sia impossibile anche guadagnare 1 milione di euro, anche fatturare 1 milione di euro con Amazon, perché molto probabilmente viene promesso con capitali anche bassi, immagino con 3-4 mila euro. Allora, parliamo del fatturare su Amazon. Se si hanno 5 mila euro, come funziona? Se hai 5 mila euro e diciamo che ti danno anche il prodotto giusto, così come facciamo noi, 5 mila euro al 1º di agosto, se vendete tutto anche il 1º di agosto, vi ritrovate il 18 di agosto con un margine del 20%, magari vi ritrovate 6.000 euro. Ecco, adesso vi facciamo una simulazione così abbastanza veloce, ma ve lo ritrovate non il 2 di agosto 6.000 euro, ve le ritrovate il 19 di agosto 6.000 euro. Quindi, e questo nella situazione dell'ottimo, ovvero che avete pubblicato e comprato la merce il 1º di agosto, Amazon ha ricevuto la merce il 1º di agosto e l'avete venduto sempre il 1º di agosto. È irrealizzabile, tranne più o meno con un sistema che abbiamo noi e che utilizziamo. In realtà funziona in questo modo: il 1º d'agosto spendete 5.000 euro per acquisto dei prodotti e anche qui, come in tutti i settori, il pagamento è anticipato. La merce vi arriva, non so, mi state dicendo 7-10 giorni, quello che ci mettono, vi arriva, diciamo, presso il magazzino del fornitore. Quindi il 10 di agosto andate a etichettare. Il 13, non consideriamo che sia il periodo di Ferragosto, ma consideriamo agosto come mese pieno lavorativo. Il 14 di agosto avete le unità su Amazon.
Probabilmente venderete 5.000, possono essere 30 unità di un prodotto, venderete quella unità ogni 5-6 volte al giorno. Quindi praticamente dal 1° agosto che avete comprato avrete venduto tutto intorno al 21-22 di agosto, se tutto va bene. Dal 22 di agosto dovete calcolare 18 giorni per l'incasso, perché Amazon da quando, soprattutto se siete account junior, vi paga circa 30 giorni, proprio perché vuole testare la vostra affidabilità. Cosa succede in questo caso? Che voi in realtà vi ritrovate ad inizio settembre ad avere 6.000 euro e avete guadagnato 1.000 euro. Quindi non è che non le avete guadagnate, le avete guadagnate perché ovviamente noi facciamo lo stesso lavoro. Ma con 5.000 euro, voi immaginate che fate questa operazione per altre 12-13 volte in un anno, avete guadagnato 15.000 euro. Quindi non so, adesso ovviamente vogliamo sfidare tutte le teorie matematiche del mondo, vorremmo sapere come si fa con 5.000 euro a guadagnare, non a fatturare 1 milione di euro. Poi fatturare. Vogliamo smontare anche un'altra cosa. Per fatturare 1 milione di euro vi servono circa 500.000 euro su Amazon. Quindi se avete, anche magari di meno, se azzeccate tutto, se al 1° gennaio avete 400.000 euro per comprare la merce, molto probabilmente a fine anno avete fatto 1 milione, 1 milione e 200.000 euro, ma con un sistema simile a Shopalo. Quindi dovete aver azzeccato i prodotti, dovete aver azzeccato tutto. E ovviamente il servizio che noi offriamo è ben lontano da quello che poi ci stanno provando a copiare. Allora Valerico, se tu su questo ti vuoi sentire dire un feedback e nel frattempo mostro i tuoi risultati, così facciamo No, vedere dove sta la verità, perché comunque. sorrido perché cioè, questa sta dimostrazione che tutte le cose che vengono dette realmente non hanno mai, non sanno proprio l'ABC, diciamo così, di come si lavora su Amazon, di come si vende, di come. Sono esclusivamente dei tranelli che, come detto prima, vanno a monetizzare in short i corsi. Finita la monetizzazione dei corsi, anche perché se ho un'opinione, con 10.000 euro arrivare a 1 milione di euro manca qualche zero, a mio avviso, però insomma. Allora, Forse oramai non sì. sanno i conti, a forse hanno una calcolatrice, non lo so. O forse non sanno come si scrive 1 milione, secondo me, perché altrimenti non avrebbero fatto delle gaffe che ci segnalate e ovviamente diventano poi dei meme su internet, perché ovviamente poi giustamente le persone sono stufe di vedere diciamo, il circo che gira dietro a questo business. Perché effettivamente poi ecco, leggo la chat, ma cali tra fatturare e guadagnare c'è un abisso, bravo Paolo, praticamente addirittura non si può mettere neanche il fatturato, si può mettere il guadagno, quindi siamo veramente alle barzellette, veramente, anche economiche. Guarda, rispondendo sempre a Paolo, almeno mostrare il modello matematico con il quale si arriva a 1 milione di euro, perché lo vorrei sapere pure io. Voglio dire, dopo tutti questi anni vorremmo sapere come si può fare, perché ci interesserebbe capirlo pure a noi, visto che probabilmente allora a questo punto non abbiamo capito niente durante questi anni. E infatti, Valerico, qui commentiamo la tua prima slide, dove qui insomma hai venduto 34 unità in Spagna, 7.400 euro di fatturato, le hai fatte in meno di 7 giorni. Questi sono dati reali, non deve nascondere nulla Valerico. Come vedete, c'è anche il nome del negozio, cosa che per altri è fantascienza pura. Se ti va di commentare la velocità con il quale stai guadagnando anche tu, grazie insomma al nostro metodo, ovviamente da master hai accesso a dei flussi prima della community, in qualità appunto di gestore delle community. E insomma, qui insomma, se ti va di commentare questa slide e poi. Assolutamente sì, beh, questi numeri insomma sono derivati da innumerevoli sforzi, da una ricerca di fatto tutti insieme, grazie a Mario e Francesco sempre, comunque nulla, non arrivano per caso, e i numeri che vedete indicati sono stati fatti in brevissimo tempo, con giorno
che ho venduto e in particolare niente, non è nulla che viene per caso, non è semplice come dicono, ci vuole tanto tempo da dedicarci sopra, impegno, sacrificio, attenzione, capire e non, soprattutto non credere a. Allora, è chiaro che tu sei un'esperienza ovviamente di un livello più avanzato rispetto a Luigi, che ovviamente ha altre incombenze il giorno, perché comunque ha un lavoro ancora, noi lo chiamiamo sempre analogico, però è chiaro, ragazzi, parliamo del 90% della popolazione che ha un lavoro nel mondo che non sia digital. Tu ancora di più puoi aiutare ragazzi come Andrea che mi scrivono, che comunque sarà contattato da noi, eccetera, eccetera, sì, non ti preoccupare. Daremo modo a tutti poi di poter entrare, perché ovviamente adesso andiamo verso la pausa estiva, e aiutare i ragazzi che si stanno approcciando per la prima volta ad insomma cercare di capire come tutte queste cose che stanno girando siano davvero estremamente fantasiose, di non cadere nella trappola di andare a comprare o corsi o eventi o andare nei gruppi di persone che poi mettono cose anche matematicamente realizzabili, perché ripeto, manca qualsiasi tipo di prova scientifica che questo sistema funzioni, oltre ovviamente a non mostrare mai e poi mai un risultato avuto nel tempo, ma molto probabilmente perché non si è mai veramente venduto su Amazon, e poi il motivo per il quale non si fa altro che continuare a cambiare business, proprio perché quelli prima falliscono, se ne provano un altro, eccetera, eccetera. Ma su questo vi assicuriamo non finirà qui, nel senso che ci saranno dei continui aggiornamenti anche grazie a Mi voi. faceva piacere, soprattutto esaltare, tra virgolette, la nostra persona all'interno della struttura di Shopalo. Noi master siamo qui per aiutare gli utenti che entrano, non siamo qui per fare dei guadagni short, proprio perché ci teniamo a farvi crescere e crescendo tutti insieme sicuramente potremmo fare un percorso lungo e importanti e probabilmente arrivare realmente poi a quei numeri, ma realmente però. Quindi anche la vendita dei prodotti che vengono fatte all'interno del gruppo vengono fatte con determinati criteri. Vengono fatte delle scelte di prodotto e indicate determinate persone anche in base ai budget, cioè tante cose che forse in altre aziende, se così vogliamo chiamarle, non esistono perché, ripeto, non sappiamo neanche di cosa parlano. Allora, innanzitutto è chiaro che voi ci continuate a segnalare e fate bene, perché su questo faremo degli approfondimenti, perché è chiaro che di fronte a certe cose aiutare utenti come Gaspare, come ecco, io leggo la chat, scusate, poi magari qualcosa mi scappa e perché va pure un po' veloce, di Andrea, aiutare a questi ragazzi che come te, comunque tu stai mostrando una dashboard di 34.000 euro in pochissimi giorni, cercare di capire che il vostro percorso comunque si tratta di un lavoro e quindi di non, ecco, Andrea ha fatto bene prima a sottolineare durante la chat come si fa a credere di guadagnare 1 milione di euro. Bravo. Però purtroppo a volte si è approfittato durante questi anni anche del fatto che le persone avevano un bisogno di avere una guida, una persona che li possa aiutare anche a cambiare stile di vita o comunque ad avere un lavoro, perché in molti dei casi, e quella è la cosa che mi dà più rabbia e che approfondiremo in questi eventi, ho conosciuto le storie anche agli eventi fisici e nelle call di queste persone che vengono da alcuni soggetti che continuano o hanno girato su internet o comunque sui social network, che hanno letteralmente distrutto delle famiglie con debiti, mutui finanziari in banca, prestiti, con la promessa di cambiare vita. Queste sono le cose per le quali, visto in alcuni casi addirittura dei cambi di rotta delle stesse persone che prima hanno promesso di far fare i soldi col private label, poi sono passati a un business, adesso giustamente si prova a copiare il nostro modello, pur di, come dice quella canzone, pur
pur per non morire, adesso è chiaro che non si può più stare in silenzio, proprio perché non per noi, che io, Valerico e tutto il resto della community continuiamo a fare il nostro lavoro e anche serenamente, ma per voi, per aiutare ragazzi come Andrea, Gaspare o quelli che ci stanno scrivendo, che vogliono entrare e che diventeranno, se Dio vuole, nostri utenti, a cercare di trovare persone oneste, serie, che la mattina si alzano per darvi una reale opportunità. Perché veramente siamo arrivati a un punto dove chiunque, o addirittura ci state segnalando che gente che è stata dentro Shoppalo, magari ha testimonianze con video che non aveva mai venduto prima in vita sua, non ha mai venduto prima, adesso poi prova ad insegnare nel corso suo. Cioè, non so se ci stiamo rendendo conto che dall'altra parte ci sono delle persone che cercano delle opportunità reali, e quando qualcuno ti affida qualcosa, ecco Valerico può dire la sua, ecco Valerico, magari senti che responsabilità, quando voi vi sentite, ecco come Luigi, quando persone vi chiedono, vi fanno delle domande, vi mettono in mano magari anche delle situazioni familiari, cioè come si fa a mentire? Come dicevo prima, Che responsabilità ti senti? Ecco, appunto, di dove. come dicevo prima, cioè, ripeto, la nostra figura all'interno della struttura è importante, ma per il semplice fatto che comunque, essendoci passato in prima persona e investendo comunque dei risparmi che sono fonte di sacrificio, come dire, non vado a bruciare quelli che sono i soldi del primo che capita, basta che io guadagni, perché comunque dall'altra parte ci sono delle persone come noi, potevo esserci anche io inizialmente quando ho intrapreso il percorso in Shoppalo, e quindi ad oggi la nostra figura va a studiare tanti particolari della persona che ci abbiamo avanti. Poi nasce una sorta di rapporto di amicizia, perché comunque ci si sente costantemente, cerchiamo di capire le difficoltà, le capacità della persona che ci sono dall'altra parte, individuiamo l'investimento più giusto per la persona, proprio perché bruciare il loro capitale comunque potrebbe portare al blocco totale poi del lavoro, quindi perché fermarli o perché guadagnare o dargli un prodotto sbagliato quando si poteva evitare. Quindi diciamo che questa è la nostra metodologia di lavoro della community. Allora, ecco, per esempio, sottolineiamo il fatto di come a livello di coscienza, no? Cioè, tu per esempio in mano gestite persone alle quali hanno affidato il loro, diciamo, patrimonio di investimento, no? Allora, io voglio ricordare alle persone che stanno anche provando adesso ad affacciarsi a business e a proclamarsi esperti, che oltre a dare le informazioni innanzitutto a termine, insomma, diciamo, dal punto di vista informativo vanno date esatte, non si può andare a dire noi siamo esperti da anni o lo facciamo da tanto tempo e poi in realtà se uno va a vedere il proprio curriculum c'è lo zero assoluto, o a volte capitano che si vanno a fare, abbiamo visto di gente che fa le interviste perché quel corso, diciamo, gli ha cambiato la vita e 2 mesi dopo si mette a venderselo da solo dicendo che è un esperto da anni. Cioè, queste sono le peggiori situazioni che devono comunque far riflettere su come voi che vedete queste live. Diffidare dalle imitazioni, come? Diffidare dalle imitazioni. Allora, infatti, in chat stanno commentando anche le tue parole, e sono molto contento di quello che stanno scrivendo, perché ancora una volta, come la scorsa live, da quando cioè abbiamo iniziato a parlare di questi argomenti. E stiamo vedendo le manifestazioni anche d'effetto e di serietà delle persone, perché anche Andrea dice: esatto, non cerco soldi facili o rendite automatiche, ma serietà e rispetto. L'ultima parola è quella che secondo me pesa di più di questa frase, perché il rispetto agli utenti non c'è. Venite trattati, e su questo io personalmente mi sentirò di fare dei contenuti privati. Mi dà la sensazione che le persone vengono trattate veramente come numeri. Cioè, ci si butta in mercati senza un minimo di esperienza. Qui c'è la responsabilità dei social network, perché comunque è vero che paghi per sponsorizzare, ma un minimo di controllo andrebbe fatto, un minimo di verifica, soprattutto a certi budget pubblicitari andrebbero fatti. Non è pensabile di entrare in un mercato, cioè se io apro un negozio mi chiedono le licenze, se mi apro un ristorante mi chiedono la licenza alimentare, penso, o qualcosa del genere.
Anche su questo mondo ci dovrebbe essere una regolamentazione, perché non è possibile che ci sono persone che vendono, gente andata in Cina, gente come Luigi, che comunque ha perso decine di migliaia di euro e ha comprato corsi o eventi o formazione da persone che non hanno un minimo di dato da poter dimostrare se questo lavoro lo hanno fatto veramente. Questa è una grande responsabilità anche del publisher, in questo caso del social di Facebook, di Instagram, dei vari social network, che a un certo punto, secondo me, dovranno iniziare a verificare le informazioni. Non è possibile fare eventi, corsi, da, che ne so, da noi, faccio un esempio che magari capiterà, o è già capitato, e poi ti metti 2 mesi dopo a dire che tu fai la stessa cosa e sei esperto da anni. Cioè, queste cose, a parte che sono informazioni non vere e hanno le loro responsabilità successive, perché comunque basta fare delle verifiche, delle brevi verifiche per vedere che la persona magari non ha mai avuto una società prima degli eventi magari di Scioppalo e quindi non ha mai operato. Quindi, oltre ad essere un falso, è comunque una cosa che deve far riflettere su come c'è bisogno anche di regolamentare i social network o comunque questi messaggi pubblicitari, perché le persone ci hanno perso un sacco di soldi e a me personalmente sono arrivate decine e decine di testimonianze. Io non ho problemi a dire la mia storia, è pubblica, siamo su Amazon e ringraziamo poi anche, leggendo gli altri commenti, per guadagnare da YouTube, per guadagnare bisogna farsi il mazzo, poi c'è il mazzo e il mazzo, mai pensare che sia tutto facile. I soldi facili, onesti, non esistono. Bravo Marco, cioè quasi puoi mettere 1 milione in 3 mesi, in 4 mesi, dashboard di 10.000 euro, ma poi ti faccio fare 1 milione. Io sono il numero uno in Italia, sono il numero tre, il numero quattro, poi alla fine non hanno mai operato perché si parla solamente e non si fa vedere mai nulla. Qui almeno facciamo vedere la dashboard di Valerico, di come Valerico negli ultimi 30 giorni comunque ha fatturato la bellezza di 30.000 euro. Fatevi i conti da solo sui margini operativi e capite quanto Valerico ha potuto comunque portare a casa, giusto Valerì? Assolutamente sì, margini importanti, però sono contento perché comunque vanno a ripagare tutti gli sforzi e sacrifici che facciamo, perché comunque sono giorni che lavoriamo di sabato, di domenica per preparare i banchi, per essere pronti lunedì, anche per tutti gli altri, per smistare la merce, per contattare i fornitori. Quindi per far sì che tutto giri in una determinata maniera e con velocità, poi prima o poi i primi, come dire, i risultati arrivano. E Allora, questo è dedizione, impegno e sacrificio. un bel commento in chat di Giovanni, ti faccio i complimenti perché l'ho letto mentre Valerico parlava, veramente bello. Approfittando dell'ingenuità e disperazione della gente, grande Scioppolo, mascheriamoli tutti. Io vi invito a fare una cosa, a condividere queste live e questi contenuti e a fare le segnalazioni di questi utenti. Anche all'interno dei vostri contatti, iniziamo a fare un lavoro. Io non siamo né più belli né più bravi né più simpatici, non ci mettiamo davanti a nessuno, però stiamo facendo vedere, dati alla mano, che noi innanzitutto abbiamo sempre avuto ragione. Perché quando fino a 2 anni fa, 3 anni fa, parlavano di private label, noi premiati Amazon Italia, non è che finisci lì per caso, abbiamo detto: guardate, il private label non si fa da 10 anni. Siamo stati ovviamente oggetto di critiche perché comunque abbiamo creato un crack nel sistema, perché fino adesso andava bene a tutti, vendevano i corsi, c'era il 90% dei fallimenti, oltre il 90% dei fallimenti, ma c'era solo un tipo di offerta. Ma quando negli ultimi 10 anni non si faceva più private label a un certo livello, proprio perché l'invasione del mercato cinese non ha permesso più poi di andare a vendere. Qual è il mio invito? Quello di iniziare a condividere, cioè condividete sempre queste live, queste testimonianze, ma anche le vostre esperienze. Iniziamo a dare, non dico, noi non siamo qui per vendervi il corso, l'evento, eccetera, eccetera, ma almeno stiamo cercando di evitare, di evitare a quello che è successo a centinaia di persone che sono dentro la nostra community, di andare a buttare, a fare debiti, buttare soldi, ipotecare le liquidazioni, i trattamenti di fine di rapporto di lavori del papà. Cioè, io ho avuto esperienze di gente veramente che solo a sentirle ti senti male per quello che gli è stato fatto a queste persone. E quindi mi dispiace, non passeremo più sopra e continueremo a fare informazione. E grazie a Giovanni per il commento.
di iniziare a fare le segnalazioni per aiutare ai nuovi persone che si affacciano anche in diretta con Andrea, Gaspar e quelle persone che stanno cercando un modo per lavorare, cercare almeno le persone giuste, che possiamo anche non essere noi, ma almeno informatevi per favore su quello che queste persone fanno, perché siamo arrivati al punto che o fai il corso con, magari anche con noi e poi ti metti a vendere, provi a fare la stessa cosa dicendo che lo fai da una vita, o addirittura a dire di fare prima mandare, andare in Cina, andare per le fabbriche, che il private labor è la cosa più bella del mondo, e dopo, visto che ovviamente il business è fallito, iniziare a dire adesso conviene fare il retail perché è più veloce, più pratico, scusate, ci siamo sbagliati, ma ci rendiamo conto di quante persone hanno perso tutto? Eh? Solo dentro la nostra community abbiamo centinaia di testimonianze. E di ragazzi come Valerico che adesso hanno un'opportunità ben diversa. Valerico vabbè, è con noi da un po' di tempo e quindi è chiaro che queste testimonianze vi devono aiutare a capire. Diciamo che la mia storia è un po' diversa rispetto alla norma perché io quando ho conosciuto e mi sono avvicinato a Shopify non avevo mai fatto prima, quindi tra virgolette sono stato una persona, mi ritengo, le informazioni che mi erano state trasmesse da tutti questi fantomatici guru. Quindi quando approfondivo quella domanda ci sbiava sempre e quindi c'era sempre un qualcosa che non mi tornava e per questo non mi era andata giù la cosa, quindi ho continuato la mia ricerca proprio perché comunque volevo espandere anche io il mio business e proprio perché comunque è un settore che mi è sempre piaciuto e che ho sempre curato ancora. Volevo cercare di intraprendere questo percorso fino a quando poi non ho conosciuto Shopalo. Ringraziare Vincenzo Anzani, che è il nostro capo master, che mi ha aiutato tantissimo sin da sempre. Oggi collaboriamo strettamente, che mi ha dato veramente tanti nozioni e oggi sono fiero dei risultati che ho anche grazie a lui. Alla struttura di Shopalo di Mario Francesco, ringraziarti perché è un automatico. Grazie Valerico, però noi quando lo diciamo sempre nelle live, noi sappiamo, ovviamente prima di uscire con un progetto simile avevamo visto l'offerta che c'era in giro e quando abbiamo visto veramente anche il livello delle informazioni, il livello dei corsi, Ferrari, mete esotiche, quando noi eravamo 15 anni che stiamo lì tutti i giorni a combattere, ovviamente è un lavoro e con tutti i lavori c'è pro e contro. Dalla libertà, da tante cose, ovviamente di orari, eccetera, eccetera. Ecco, magari noi non siamo vincolati come Luigi, che nunca ha fatto via la live, ad avere degli orari standard, ma si lavora probabilmente molto di più, si lavora sicuramente molto di più che di un lavoro magari dipendente. Ma ovviamente ci sono pregi e difetti in tutte le cose. Sapevamo e avevamo notato come le persone veramente venivano dirottate su business vetusti e informazioni completamente sballate. E sapevamo che il problema principale era uno, cioè che cosa si vendeva. Quello non ha mai risposto nessuno, continua a non rispondere nessuno. Qualcuno ci sta provando a copiare, ovviamente lo farà male, perché quando si scontrerà poi con le esigenze degli utenti e quando gli utenti gli chiederanno scusami, ma fino adesso hai detto questo e adesso dici di fare quest'altro, oppure scusami, ma da quant'è che lo fai? Io non penso che arriveremo al punto di mentire o a fare. Si dovrà dire guarda, lo faccio da 3 mesi, da 4 mesi, oppure capiterà che alcuni hanno fatto le interviste da altre parti e poi si mettono a vendere lo stesso corso. Ecco, che cosa, cioè anche pensare l'altra persona veramente che cosa si deve trovare davanti, perché io penso che sia abbastanza, non so come dire, abbastanza poco professionale. Cioè, se si fanno delle interviste e magari si dice guarda, io il metodo l'ho imparato da voi, si rispetta. Diciamo l'intervista e fondamentalmente non ti metti a fare la stessa cosa dicendo che lo fai da anni perché è anche poco professionale da parte della persona che lo fa, però vabbè, il mondo è bello perché è vario, non è quello il problema, ma bisogna stare attenti quando ci si rivolge a terzi. Questo è il problema perché ci abbiamo troppi ormai casi di persone che hanno perso troppi soldi dietro a false promesse che poi comunque non sono promesse veritiere Più che perché altro bisogna capire che a tutti piace il bello, però non bisogna essere attratti perché sicuramente dietro c'è qualcosa che non va o il troppo bello, perdonatemi.
perché comunque oggi comunque noi siamo persone che lavoriamo costantemente con impegno e dedizione, arrivare a determinati livelli sì, è possibile, ma comunque è difficile. Quindi Allora, rimane il mondo dei balocchi. beh, è chiaro che adesso c'è più consapevolezza, dico anche a Valerico, perché diciamo questa bolla è scoppiata già un annetto fa. Quindi da quando è uscito Shoppolo, molti si sono, centinaia, ormai quasi migliaia di persone si sono interrogate sul business attraverso i nostri dati, le nostre live. Ormai comunque, beh, sono state viste da migliaia e migliaia di persone queste testimonianze. E sicuramente abbiamo almeno frenato l'acquisto di corsi Amazon FBA Private Label e almeno abbiamo fatto pensare alle persone che c'è un'alternativa, che prima ovviamente non c'era e giustamente si vedeva solo una cosa e quindi praticamente o si faceva in quel modo o si pensava che in un altro modo non si potesse fare. E infatti ecco, Giovanni, lo sforzo più grande è proprio trovare le persone giuste, ma quando capisci di averle trovate, massimo fiducia, grazie ancora. Grazie a te per questi commenti, perché poi ricordiamo una Grazie. cosa, noi non cancelliamo i commenti, mentre altri, da quello che ci dite, hanno indirette moderatori a cancellare commenti ovviamente negativi, perché si sa benissimo che se prima si dice A e poi si fa B, bisogna aspettarsi uno storm di insulti. Perché ovviamente le persone che hanno comprato o comunque hanno fatto parte quel primo modo di lavorare, ovviamente si sentono un po' prese in giro. Si fa parte, dico, della confusione, fa parte della conversione. Noi, ringraziando Dio, non abbiamo bisogno di moderare, quindi comunque vedete i vostri commenti non vengono cancellati, se qualcuno fa delle critiche possiamo tranquillamente rispondere. Ovviamente si sa che non tutte le ciambelle escono con il buco e continueranno a non uscire con il buco, ma almeno non ci mettiamo a dire delle stupidaggini che sono veramente delle cose senza senso. Ma oltre a questo, e stiamo per chiudere la live, veniamo alle cose, diciamo all'annuncio che ci siamo tenuti alla fine. In realtà, oltre a farvi notare che stanno cercando di scopiazzare a destra e a sinistra il progetto, e poi in realtà lo stanno facendo anche molto male, giovedì prossimo ci sarà Shoppolo 2.0, che è la risposta all'evoluzione da voi tanto richiesta. E lì, a differenza di annunci, video, proclami, cambieremo tutto, faremo chiudere tutto, non ce ne sarà più nessuno, stavolta abbiamo riservato per voi la vera rivoluzione, che in Italia non c'è, non esiste una cosa simile, e davvero l'abbiamo pensata per tutti. Inizierete a avere il countdown attivo, streammato, da domani o anche da oggi pomeriggio, mi ricordo, mi sembra da oggi pomeriggio, programmato sulla nostra pagina Facebook, perché quello che vi faremo vedere il 16 luglio sarà l'evoluzione di questo progetto che ha portato già centinaia di persone a guadagnare, ma veramente, su Amazon. A differenza degli altri che continuano, adesso provano anche a copiare come vi abbiamo detto prima, noi creeremo ancora un solco più ampio anche verso queste persone qui che moralmente hanno veramente da farsi qualche domanda, proprio perché voi non dovete essere dei limoni da spremere, ma dovete essere delle persone con le quali bisogna lavorarci tutti i giorni. Questo è il nostro obiettivo. E Shoppolo 2.0 sarà ancora più semplice, ancora più innovativo, e giovedì prossimo vedrete tutto quello che dopo l'estate vedrete attivo per la vostra carriera su Amazon e soprattutto non solo, ma stavolta, a differenza delle parole degli altri, sarà veramente una rivoluzione. Quindi ci siamo tenuti, sapete che ne parlavamo da maggio, a differenza di proclami di altri che appunto non hanno più nulla da dire, noi evolveremo il progetto fino a portarlo a un sistema sempre più semplice e pensato per tutti, molto più snello, anche se adesso comunque lo era già abbastanza, ma davvero pensato per tutti. Ecco, se Valerico ti vuoi sentire, insomma, di dire l'ultima tua alla community, anche oggi vi ringraziamo innanzitutto per il ride, vi ringraziamo Grazie a tutti per il supporto, come per comunque sempre. per guardare sempre queste live, siamo sempre tanti. Se ti senti di dire, di salutare la community, insomma. Assolutamente sì, ringrazio tutte quante le persone che ne fanno parte, perché comunque abbiamo anche
tutte persone che rispettose, educate di un determinato livello, e quindi questo, tra virgolette, mi onora e ci onora, proprio perché comunque lavorare in sintonia con un determinato profilo fa sempre piacere. Io auguro a tutti di fare sempre tanto business e mi raccomando alle calcolatrici scientifiche, perché ancora non fa parte di Shopalo, e fatevi bene i conti, non fateli fare agli altri. Grazie Valerico, io ti saluto, do prima, insomma, un saluto e grazie per aver partecipato a questa live. Ciao Valerico. Grazie a voi. Allora, veniamo ai saluti finali. Adesso non ci sarà più Valerico. Insomma, eccoci qua. E niente, io spero che queste live fa piacere, onestamente vi dico la verità, ragazzi, leggere senza moderare nessun commento, questo è segno della bontà del nostro progetto, proprio perché non paghiamo testimonianze, non sono finte. Io il mio consiglio davvero è quello di, soprattutto quando a settembre molti di voi vorranno iniziare a vendere, il periodo più forte dell'anno, quindi approfittate adesso di iniziare a prendere informazioni, magari anche con noi, proprio perché quest'anno ci saranno numeri eclatanti di Amazon. Il mio invito è quello di veramente cercare di trovare prima le persone giuste. Non credete a quello che sta girando, perché non si fa né 1 milione di euro di guadagno e né 1 milione di euro di fatturato con i prodotti retail, salvo non si abbiano ingenti capitali. Quindi non è vero che Amazon paga tutti i giorni, non si può fare cash flow, e Amazon impone dei limiti finanziari importanti, ma con Amazon potete crearvi il vostro lavoro come Luigi, alternativo a quello analogico. Proprio per questo vi invito veramente giovedì prossimo, perché le cose stanno per cambiare in una maniera molto importante. Non significa che viene stravolto il progetto, quindi per tutti quelli che poi scriveranno se ci saranno dei cambiamenti, il modus operandi è quello di Shopolo, ma saremo pensati in una maniera sempre più verso tutti, perché vogliamo dare un'opportunità a tutti. Avevamo bisogno di creare uno staff ingente, importante, di collaboratori. A differenza dei programmi di altri, vedrete che significa quando Shopalo parla di 2.0 e non di proclami fantasiosi, eccetera, eccetera. Quelli che veramente faranno la differenza lo faremo noi, perché noi lo facciamo da tanto tempo, a differenza sempre di altri, e sappiamo quello che vi serve. A voi servono serietà, costanza e persone serie che vi aiutano veramente a cambiare almeno lo stile di vita dal punto di vista degli orari, o comunque a darvi quella libertà a livello di tempo, perché il tempo è una grande risorsa che molti purtroppo non possono più gestire, perché si è sempre poi legati a dei paletti, no? Che comunque è lavoro dipendente. Ma siamo i primi a dire che quando c'è poco capitale da investire, fatelo come integrazione del reddito, e siamo i primi, ho detto io stesso, a decine di persone di tenersi il proprio lavoro. Siamo in un momento dove anche poche cose ma scomode, come un lavoro dipendente presso un'azienda, magari si lavora di notte, eccetera, ma ragazzi, è tanto in questo momento. Veniamo dalla più grande pandemia degli ultimi 120 anni, non lo sottovalutiamo. Quindi volete lavorare su Amazon? Sì, con raziocinio, con dedizione. Ci metterete tempo, ma prima o poi la strada la trovate. Non cadete nella trappola di quelli che vi dicono che cambiate dalla mattina alla sera, perché non è così. E ve lo dice, insomma, qualcuno che lo fa da oltre 15 anni e avrebbe tutto interesse, magari, a vendervi l'esatto contrario. Noi vi continuiamo a ripetere: tenetevi caro il lavoro che avete, nel frattempo imparate quello che ho detto a tutti, e piano piano avrete la vostra indipendenza. Vi invito e vi lascio a questa live a giovedì prossimo, perché davvero cambierà tutto anche per quelli che vogliono iniziare in una maniera molto più soft il business su Amazon. Io vi saluto, ringrazio anche da Twitch, saluto Andrea, saluto XLegend, insomma quelli che mi stanno chiedendo un saluto, vi ringrazio, ringrazio ancora per il ride e vi auguro un buon proseguimento di giornata, e mi raccomando,
Mancano 7 giorni e vedrete che significa veramente fare business ancora più semplice con Amazon. Ciao!